Vera Pechetleva, 23enne russa, nel 2020 termina la relazione con il suo fidanzato Vladislav Kanius. 2 mesi dopo si sono visti nella casa dove hanno vissuto insieme. Lei deve raccogliere le sue cose rimaste lì. Dopo mezz'ora le prime urla. I vicini chiamano la polizia per 8 volte. Non arriverà mai, racconta Cecilia Sala per Cora Media. Questa è una disputa familiare. Non è compito nostro, si sentono rispondere. Riescono a trovare il numero del fratello di Vera. Arriva di corsa, sfonda la porta, per terra il sangue. Vladislav seduto in bagno a bere vodka. Disteso c'è il corpo di Vera. Le verranno trovate 111 ferite da arma da taglio, lividi e varie fratture. Vladislav Kanius verrà condannato a 17 anni di carcere per le torture, lo stupro e l'omicidio della sua ex fidanzata Vera. Dopo 9 mesi, quest'anno la madre di Pechetleva ha ricevuto 2 fotografie da un account anonimo su WhatsApp. Mostravano un uomo in divisa militare ed erano accompagnati da un messaggio. Kanius è libero e combatti in Ucraina, rivela il Guardian. Non potevo credere ai miei occhi. Ho cercato di calmarla. Ho provato a dirle che non era lui, era Photoshop. Secondo gli attivisti per i diritti umani, quest'anno il Ministero della Difesa russo ha arruolato circa 100.000 persone, perlustrando le colonie carcerarie e offrendo consistenti sconti di pena a persone condannate per alcuni dei crimini più raccapriccianti del paese, riporta il Washington Post.